Ciao a tutti amici, benvenuti in questa recensione. Oggi facciamo vedere la recensione e mezzo unboxing della lente Moment 18 mm. È una lente abbastanza professionale per iPhone che vi permetterà di inquadrare un campo maggiore nel vostro iPhone. La lente costa $99, che è un prezzo abbastanza alto per una lente, ma neanche troppo. Insomma, se parliamo di una lente Canon vai a spendere anche $1000, però per un iPhone insomma $1100 iniziano a costicchiare. Però ho visto che molte persone utilizzano questa lente qua proprio della Moment e fanno dei lavori molto spettacolari. Allora, la potete ordinare dal sito ufficiale e ho messo il link nella descrizione. Si presenta in questa questa scatolina qua, ma l'unboxing l'ho già fatto. Vi regalano una sacchettina che la protegge e vediamola subito. Eccola qua. Il sito ha anche altre lenti, c'è la lente macro, mi sembra, la lente telescopica, e prossimamente ha anche la lente anamorfica, molto bello, che sta riscuotendo molto hype. Allora, vediamola qui. Guardate la qualità. Insomma, adesso faremo dei test fuori. È abbastanza pesante, devo dire. Faremo anche una comparazione con una lente magari economica che avete avete comprato recentemente. Per attaccare questa lente qui, vedete che c'è questo attacco strano, dovete utilizzare le sue custodie particolari, quindi dovrete comprare anche la custodia. Questa viene $29.99, che non è male come prezzo, insomma una custodia abbastanza buona può costare $20, quindi non ho risentito molto nell'acquisto anche della custodia. C'è una lineetta qua sopra che dovete allinearlo così, Moment, e poi girate e rimane così. Allora, bellissima, io l'ho già provata, adesso andiamo a fare delle comparazioni. L'unico problema è che la sua pesantezza, quindi se utilizzate un gimbal come quello della Osmo, sappiate che non riuscirà a bilanciarlo, a meno che utilizzate un peso per bilanciarlo, un peso extra, che la Moment lo vende a $30, mi sembra un po' esagerato. Il problema è che c'è il preordine e lo mandano a ottobre, ma che cavolo! Allora me lo sono autocostruito uno, vi faccio vedere come l'ho fatto. Allora, lo mettiamo dentro il nostro gimbal, ok? Possiamo vedere che è tutto così. Ho messo un coso che adesso voglio mettere un velcro. Poi ho preso un cilindretto che avevo di metallo e ci ho messo dentro dei pesi della canna da pesca. Dentro ce ne sono, mi sembra, uno piccolo e uno più grande, e sono riuscito a bilanciarlo in questo modo. Quindi, mettendolo così, ecco, possiamo vedere che è bilanciato abbastanza. Possiamo andare a estendere magari il braccino un po' per fare proprio il bilanciamento perfetto. E quindi adesso, andando a utilizzare il nostro gimbal, perfetto, bilanciato, altrimenti non riuscirebbe a bilanciarlo. Vabbè, quindi andiamo fuori a vedere come si vede con questa lente, senza lente e con una lente semplice che avevo preso per $20. Ok, questa è la lente economica che si può trovare su Amazon per $20, $10.
Vabbè, non c'è bisogno di spiegare. Possiamo vedere ai lati, è tutto deformato, non si riesce a attaccare bene la lente all'iPhone, quindi magari un po' si vede il bordino nero, e c'è un sacco di distorsione, quindi vabbè, non c'è proprio comparazione, quindi non stiamo neanche qui a spiegarvi troppo. Un'altra cosa, il grandangolo è molto forte, quindi si vede il gimbal, cosa che si vede anche con la lente Moment. Quindi dovete angolare un po' il gimbal perché a volte riesce a prendere un po' di questo motore del gimbal. Ok, allora avete visto nella comparazione, cioè, non c'è storia, insomma, questa qui è veramente fatta bene, non c'è distorsione, magari quell'altra non era 18 mm, era teoricamente, ne so, 10 e quindi vedevi di più, ma deformava, si vedeva tutte queste deformazioni anche di colore, non c'è storia. Questa qui invece, guarda, perfetta, fatta proprio a regola d'arte, poi anche semplice l'installazione, basta metterlo sulla sua custodia, purtroppo tric è a posto, l'altra devi stare lì con la molletta, poi si muove. Questo è quanto dalla lente Moment, Moment, Moment. Qualcuno ha un Moment?